mondo, io sono Katarina e benvenuti sul mio canale. Prima ero al bar con i miei amici e hanno iniziato a guardare i miei TikTok di quando avevo iniziato nel lontano, ormai lontanissimo, 2019. Sì, faccio parte anche io di quelli che hanno iniziato ad usare TikTok in quarantena, ovvio, no? Cioè, tipo, il 99% della popolazione ha iniziato a usare TikTok durante la quarantena, giusto? Quindi, vedendolo fare sta cosa, ho detto, no, fermo, non farmeli vedere, perché voglio fare un video dove reagisco ai video che facevo anni ormai solo. Come si dice? Anni or solo. Ho un po' di paura, lo ammetto, sarà super cringe, ma facciamolo, sarà divertente. No, non lo sarà. Facciamo così, il primissimo TikTok che ho pubblicato lo guardiamo alla fine del video. Cioè lo lasciamo tipo pacchettino regalo per chi è arrivato alla fine. E non vale mandare avanti il video, ok? Prometti? Promettimelo adesso che non manderai avanti il video. Bene. Aspetta, toglierò gli audio perché sennò questo video copyright così. Canterò io se c'è bisogno della song in sottofondo, ok? Continuiamo. Se indovino mi devi seguire. Questa era la tecnica per attirare i follower. Stai usando il telefono con una mano? No. Stai leggendo questo nella tua mente? No. Poi? Sei a casa? Sì. Basta. Cioè, ma si possono fare cioè, questo palese solo per attirare l'attenzione delle persone? È tipo un modo per farsi seguire? Ma perché? Perché raccimoli follower in questo modo? Non fai nemmeno ridere! Andrea! Facciamo un gioco. Io ti faccio delle domande. Perché parliamo e tu così? Tu non devi dirmi di no. Cioè io, perché parlo okay. così? Allora, ci sono tre porte. Ah, quella a destra, quella a sinistra. Questo video, tipo, penso l'abbiano fatto la metà delle persone che erano su TikTok. Quindi è impossibile che voi non conosciate questo indovinello. Vabbè, guardiamo, non mi ricordo cosa diceva. Facciamo un gioco. E carini, bacino all'inizio. Io ti faccio delle domande e tu non puoi dirmi di no. Ok? Va bene. Allora, ci sono tre porte. Quella a destra, quella a sinistra e quella in centro. In quale entri? Centro. Ok. Passi in quella in centro, ce ne sono altre tre. Una gialla, una rossa e una blu. Quale entri? Quella gialla. Ma sei già? No. Hai detto no. Muore. Quattro anni fa, come eravamo piccoli, patatoni. Sicuramente l'avrà tipo obbligato a fare questi video perché a lui non piace farli. Quindi chissà cosa gli ho promesso in cambio. Cioè avrò sicuramente detto, se fai il video con me offro io la pizza stasera. Cioè sicuro qualcosa del genere, perché sennò non l'avrebbe mai fatto. Cioè lui proprio, se io lavoro con i social, lui è tipo l'anti-social. Forse è per quello che andiamo d'accordo, non lo so. No, vabbè, ma perché? Immaginatevi le persone che facevano questo trend, che avevano tipo, che ne so, 200 follower al massimo, compresa me stessa, eh. Ora dimmi, a queste 100 persone che ti seguono, cosa gliene importa di vedere un video di 10 secondi dove tu alla fine gli dici di che anno sei? Contenuti di spessore, proprio qualità, questo sì che ti avrebbe resa famosa. Madonna. Ma puoi fare un video così? Amore, ma sei ancora arrabbiata con me? Ah, ma questa è la mia voce! Ho fatto un video con la mia voce! Vediamolo, sta zitta, vediamo. Amore, ma sei ancora arrabbiata con me? No. Dai, scusami. Ok. Ma sei sicura che ok? Sì. Ok, comunque sappi che mi dispiace davvero. Amore, guarda che ridere questo meme. Sicuramente fa meno ridere di te, è ridicolo. Ma perché? Ma poi quel ridicolo, quella voce. Vi prego, abbiate pietà. Sono proprio un'artista, una comica. Ok, c'è la musica in questo, quindi canterò io per voi. Pronti? Who, ha!
Ma dai, ma cosa vai a scrivere? Io scioccata. Cioè io scrivevo queste cose sui social. Cioè ma ci sono bambini, ti sembra il caso di scrivere queste cose? Mi dissocio, vi giuro, io non sono così. Questa persona che avete appena visto non sono io, era tipo il mio alter ego. Ancora il mio cuoricino, no. Ecco, per forza. Per forza doveva finire così. Ma cosa mi aspettavo? No, ma perché devi pubblicarlo? Cioè, è un video carino, magari, no? Che ti fai col tuo fidanzato, poi te lo tieni come ricordo. Ah, guarda come eravamo sciocchi 4 anni fa. Ma pubblicarlo addirittura? Perché devi pubblicare una cosa del genere? Cosa interessa alla gente del deretano del tuo ragazzo? Niente, Catarina, niente. House party, non ci credo, me lo ero pure dimenticata. Vi prego, ditemi che tutti sanno cos'è house party. Me lo ero palesemente dimenticata, però è impossibile che voi non sappiate. Cioè, durante la quarantena house party era l'applicazione per eccellenza. Neanche TikTok, no, house party. Che ricordi, giuro, me lo ero completamente dimenticata. Quando il mio video raggiunge 50 like. Quindi? So how does this work? Quindi come funziona? Chiamo io Los Angeles o mi chiamano loro? Ma dai, che ridicola! No, immaginatevi io che pubblico queste cose con neanche 100, qua 50 persone che mi seguono e mi metto a dire: oh, il mio video ha raggiunto 50 like! Wow! E poi, cioè, devo dire che mi impegnavo pure, cioè, sono andata a prendere la valigia in cantina, l'ho portata sopra in camera, solo perché? Per fare un video di 5 secondi. Mamma mia, cioè io sono qua perché mi impegnavo nel 2019-2020. Applausi alla Catarina che si impegnava tantissimo. Brava, ce l'hai fatto. La 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 la. When I popped up, then you girl gave me just a little bit of luck, Joe. Questo andava di brutto. Ma vedete, io facevo soltanto le cose che andavano virali. Perché viralizzavano? Perché viralizzavano gli altri facendo quella cosa. Quindi volevo viralizzare anche io facendo le stesse cose. C'è del genio in tutto ciò. E infatti ma è difficilissimo. Infatti non viralizzavano. Però adesso proviamoci a vedere se riusciamo ancora a farlo. La 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 la. Un buon pop top, amico, così così. No, vabbè, ma le mosse. Cos'era? No, questo è il peggiore finora. Ma poi che cavolo di capelli avevo? No, questo brutto, bruttissimo. Non voglio mai più rivedere una cosa del genere. Cioè, come mi muovevo anche per fare la fica. E poi questa cosa? E questa? No, e i capelli? Tutto male qua, tutto malissimo. Basta, andiamo avanti. Oddio, che... No, questo brutto. Ah, quando sono arrivata ai 10K. Poverina, chissà quando è stato. Cosa carina però, 10.000. Dopo tutti questi video che ho appena visto, come cavolo avete fatto a iniziare a seguirmi lì? Invece su YouTube siamo tipo 260.000 follower e su TikTok tipo 450.000. Pensa un po', che strada, wow. Che carina però, tutto cringe, tutto molto cringe. Però che carina, erano i primi passi verso questo mondo. Cioè questo no, quell'altro, verso l'altro social mondo. Patata. 4 anni fa. È arrivato il momento di vedere l'ultimo video, cioè il primo video che ho pubblicato su TikTok. Sapete cosa vorrei fare, sinceramente? Guardarlo in silenzio e non commentare. Lascio a voi i commenti. Penso farò proprio così. Cioè io adesso lo avvio, apparirà qua come tutti gli altri per voi. Lo guardo cercando di fare meno espressioni facciali possibili. E poi chiudo il video senza dire niente, lascio tutto a voi. Scrivete quello che volete, insultatemi, dite che sono cringe, ditemi che cavolo sto facendo, ditemi quello che volete. Io non parlo, lo guardo e basta. 3, 2, 1. C'è una canzone sotto, non dico niente, non commento niente, ma devo cantarla. E la canto io, il che renderà ancora le cose più...
Wesh, wesh, pochi pochi, gli addetti tutti, guarda come stanno muti. Gelosni, infami, non li vogliono il mio viaggio. Metto la cintura, parte pronto l'equipaggio. Le sanno, sventolo una bandana. Pure se mamma, essendo solo un figlio di B. Bene, il video finalmente, finalmente, sottolineo, finisce qua. Per un po' non mi ridicolizzerò più. Promesso, soltanto contenuti di spessore da qua in avanti. Fidatevi, fidatevi di me. E niente, io so che il video probabilmente non vi è piaciuto, ma lasciate comunque un mi piace se nel dubbio vi fosse piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, perché se no questo video ha tipo un like il mio e basta. Quindi per favore tutti a mettere mi piace adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, almeno a 10, arriviamo a 10 like, 10, 10 pollici in su mi bastano e avanzano, grazie. Io vi saluto, siete contenti? Ok, vi saluto, vi mando tanti 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 bacioni e mi spiace per voi, ma continueremo a vederci con i prossimi video. Se sei arrivato fino a qua, commenta con mandorla.